Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Cosa dici? Li presentiamo? Va bene, benvenuti agli After Hours. Grazie. Ciao, grazie. Manuel, ciao. Rodrigo, ciao, benvenuti. Ciao. Allora, lo scorso aprile c'è stato questo concerto meraviglioso al Forum d'Assago, da qui naturalmente l'album, il doppio live, che è uscito il 25 di gennaio. Sì, volevamo registrare questo concerto come documento, poi ci siamo resi conto che filmato e registrato in realtà era notevole. Il concerto è andato veramente molto bene, ma le registrazioni non era detto, invece il materiale era ottimo e abbiamo deciso quindi di farlo diventare un documento, perché ci sta come testimonianza di quello che siamo noi, ed è bello riuscire a lasciare questi sassolini, un po' come Hansel e Gretel, no? Metti i sassolini così poi ritrovi la strada. Rodrigo, il segreto, 30 anni di carriera non sono pochi, eh? Beh, il segreto è essere entrato 10 anni fa e non 30 anni fa. No, però insomma, questa battuta è un po' anche parte, secondo me, del segreto davvero di questi 30 anni di carriera. Cioè, gli After hanno cambiato anche tante formazioni, per cui Manuel ha fondato questo progetto ed è ancora qua, però intorno a lui si sono avvicendate tante persone, tante personalità, tanti musicisti molto differenti anche negli anni, ma sempre molto peculiari, molto caratteristici. E secondo me la forza di un progetto rock, di una band che dura così tanto, difficilmente la si trova appunto in un unico organico, perché superata una certa età comincia a diventare davvero difficile stare a tutti i compromessi che richiede, no? La convivenza di un rapporto anche personale così intimo come quello di una band di rock and roll. Io lo dico sempre, è molto vicino alle relazioni interne a una band, sono molto vicine alle relazioni amorose, per cui sono molto complicate. E tra l'altro questo Sanremo secondo me è stato un po' delle band mai viste così tante. Assolutamente, lo dicevamo prima. Al di là delle band, mi sembra che sia una fotografia abbastanza realistica di quello che succede in Italia in questo momento, e che Sanremo torni a rappresentare la musica che veramente c'è non sarebbe male, no? Se tornasse a farlo. No, non è male, perché già è così. Speriamo che nelle prossime edizioni non si ritorni indietro di 70 anni. Speriamo solo questo. Speriamo, incrociamo le dita. Allora, a prescindere dall'esibizione di Manuel di ieri sera, che poi ne vorrei parlare, che cosa vi è piaciuto e cosa no, se si può dire, di questa edizione? Allora, piaciuto, oltre al pezzo di Daniele, che ovviamente insomma è il mio preferito, e non solo per un coinvolgimento personale, devo dire la verità, cioè lo trovo veramente un brano molto, molto alto sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista musicale, dell'arrangiamento, vocale, di testo, eccetera, eccetera. Il mio secondo preferito, anche perché mi vede coinvolto, perché la parte, gli arrangiamenti, gli archi, eccetera, sono farina del mio sacco, ma anche perché credo che sia veramente un brano molto particolare per il festival, è quello di Gaemon, di Gianluca, che ha comunque una sua cifra, una raffinatezza e un modo di essere antico e moderno al tempo stesso, e molto anche internazionale, che è abbastanza raro. Cosa non mi piace mai dirlo, però insomma diciamo che c'è un po' di vecchia guardia, che non perché sia vecchia guardia, perché non è quello il punto, ma è un discorso semplicemente di scrittura. Cioè, mi sembra che ancora ci siano degli artisti che poi a Sanremo debbano sempre portare il pezzo, no? che abbia i connotati della canzone da Riviera, e invece quest'anno sta dimostrando che si può anche fare quello che sta facendo Daniele, e quindi avere comunque una larghezza, no? di una riuscita, un'efficacia anche per un pubblico molto più largo, con un brano assolutamente non sanremese e complicatissimo. Tra l'altro Daniele Silvestri l'abbiamo avuto diverse volte qui, il nostro ospite, ci diceva aspettate venerdì, perché la canzone sarà ancora più bella, che poi è la versione ufficiale, ed effettivamente ieri è stato un incanto. Grazie, ci abbiamo lavorato in maniera veramente molto naturale, molto spontanea. Io penso che una canzone che parla del punto di vista di un adolescente, fatta da due cinquantenni e un trentenne, alla fine potesse risultare finta o perlomeno retorica, no? In realtà noi stiamo parlando di persone che conosciamo, perché lui parla di suo figlio e io di mia figlia, e ci abbiamo parlato con loro, per cui è vero che non potrà mai essere esattamente il punto di vista loro, però abbiamo fatto da megafono,
a loro, e forse per questo che la canzone riesce a non essere retorica ed è forte. Dopo questa settimana dove la musica sostanzialmente si ferma perché è Sanremo-centrica, che cosa vi succederà? Beh, tanto, perché abbiamo questo tour ad aprile nei teatri, io e lui, che è una cosa un po' più leggera del solito, per fortuna non tanto ragionata, non tanto organizzata, perché abbiamo bisogno di fare una cosa del genere, e poi soprattutto sto registrando, e lui mi fa da direttore musicale, in questo caso, la seconda edizione di Ossigeno, il mio programma musicale su Rai 3, sulla televisione, che incredibilmente mi hanno fatto rifare, perché in realtà è un programma, lo riconosco, molto particolare, però l'anno scorso è piaciuto veramente tanto, e quest'anno siamo anche cresciuti, abbiamo un sacco di ospiti fantastici, quindi faremo quello. Molto bene. Allora, senti Manuel, è passata anche Martina Attili da noi. Eccola. E ci ha detto che tu ogni tanto le ragazze via mail mandi delle canzoni, perché devono comunque sapere tanti generi musicali. Volevo dirti, la nostra è radiobruno@radiobruno.it, se ci vuoi includere, che così ascoltiamo anche noi, insomma, i tuoi suggerimenti. Vabbè, ma loro devono crescere, voi no, dai. Loro sono giovanissime, poi Martina, insomma, è un talentone. Va bene, grazie mille. Grazie davvero di tutto agli After Hours, è stato un piacere avervi con noi. Grazie anche per noi. Ciao. Ciao, ciao. Io sono Manuel. Rodrigo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno. E io saluto lui. Grazie. Sei stato utilissimo. Utilissimo. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.